Ciao a tutti, ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme il primo progetto, diciamo, natalizio per quest'anno, ovvero un cestino a forma di stella con una base in feltro. Come potete vedere anche qui dall'interno la base è in feltro. Poi ho realizzato il cestino con della fettuccia e l'ho decorato con diverse passamanerie. Vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e che i fondi in feltro li realizziamo noi artigianalmente, quindi se ne avete bisogno scrivetemi, contattatemi e vedremo di realizzare questi fondi, li facciamo anche in altri, con altri soggetti, ci sono gli alberi di Natale, ci sono i cuori, ci sono altri soggetti che vi farò poi vedere in tutorial successivi. Quindi questo è quanto, questo è il progetto di oggi, vedete, il cestino è decorato in questo modo, molto capiente, abbastanza capiente. Io spero che il progetto vi piaccia, vi mando un bacione e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo cestino è un fondo tagliato a forma di stella e già perforato, è un fondo in feltro che sarà la base appunto del nostro cestino. Una bobina di fettuccia da 400 grammi e un uncinetto, io andrò a lavorare il numero 5 perché questa fettuccia qui è abbastanza sottile e poi perché il primo giro mi deve entrare nei fori. Se poi nei giri successivi vedo che tira, magari cambierò la misura dell'uncinetto passando magari a un 6, ma ve lo faccio sapere in seguito. Per ora, per iniziare, ho un uncinetto numero 5. Quindi, dopo aver fatto il cappio al nostro uncinetto, ci inseriamo in un punto qualsiasi del nostro fondo, estraiamo il filo attraverso appunto il primo foro e andiamo a lavorare una maglia bassa in questo modo. Dopodiché entriamo nel foro successivo e di nuovo andiamo a lavorare un punto basso. Adesso entriamo nel foro a fianco e lavoriamo nuovamente un altro punto basso. Vedete ancora? Ancora. Arrivati qui in punta alla nostra stella, andiamo a lavorare tre punti nello stesso foro per fare la punta. Quindi 1, 2 e 3. Vedete che punto sempre all'interno dello stesso foro e sono andata a lavorare tre punti bassi e questo sistema lo andremo a ripetere per ogni punta del nostro fondo. Per tutti gli altri invece lavoreremo semplicemente un punto basso per ogni foro. Vedete, adesso qui sono arrivata nella punta e di nuovo vado a fare tre maglie puntando tutte all'interno dello stesso foro. In questo modo e adesso invece riprendo a lavorare i miei punti uno per ogni foro fino ad arrivare alla prossima punta qua in cima per fare di nuovo gli aumenti e devo proseguire così fino ad aver rivestito interamente il mio fondo. Una volta arrivati al termine del giro, entriamo nel primo punto che abbiamo lavorato e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima. In questo modo. Adesso vedete che abbiamo rivestito interamente il nostro fondo a forma di stella, non ci resta che girare tutto attorno lavorando, io penso che lavorerò a maglia bassa a fare una maglia bassa per ogni punto senza più aumenti per fare così il primo giro, diciamo, di alzata del nostro cestino. Quindi vedete che semplicemente sto andando a lavorare un punto per ogni punto sottostante.
Vedete? Questo è il risultato, quindi proseguiamo così per tutto il giro e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ho terminato anche questo primo giro, vedete, dove ci siamo incominciati ad alzare. Sto lavorando quindi tutto maglia bassa e adesso proseguo il secondo giro, dove di nuovo vado a lavorare i miei punti così come si presentano e per ogni punto sottostante vado a lavorare una maglia bassa. Quindi assolutamente niente di complicato, fare questi cestini è veramente veramente molto 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 semplice anche per chi è alle prime armi, anche perché no, cioè io adesso li sto facendo maglia bassa e non sto usando nessun punto complicato. Se qualcuno di voi vuole farli utilizzando altri punti, si può benissimo fare utilizzando qualsiasi tipo di punto, ecco, non solo maglia bassa, si può fare punto canestro, si possono fare punti più elaborati e così via. Però se invece decidete di fare un punto semplice così come sto facendo io, anche per chi ha appena iniziato a lavorare all'uncinetto, questi possono può essere un'idea di regalo di Natale, ad esempio. No. Vedete, questo è il secondo giro, incomincia il mio cestino ad alzarsi. E quindi io proseguo così a lavorare i punti come si presentano per un totale di 6 giri. Ok? Quindi proseguiamo così per un totale di 6 giri. Ah, mi dimenticavo di dirvi che alla fine ho scelto di iniziare a lavorare con il 6, altrimenti mi tiravo troppo, però questo è un numero indicativo perché la mia fettuccia in questo caso, in questo colore che io ho scelto di utilizzare, è veramente molto sottile, vedete? È una fettuccia elasticizzata, in licra elasticizzata, ma molto sottile. Se voi utilizzate fettucce più spesse, più larghe, ovviamente il 6 è troppo piccolo, dovrete usare un 7, un 8, però appunto questo varia in base anche al materiale che utilizzate. Quindi proseguiamo in questo modo. Allora, guardate, ho realizzato i 6 giri nel cestino, come vi dicevo, vedete? E questo è il risultato finale e abbiamo ottenuto la nostra forma a stella. Adesso, come ultima cosa, prima di concludere, voglio andare a fare un giro di punto gambero tutto attorno. Quindi, per fare il punto gambero, io stavo lavorando così dall'interno. Adesso semplicemente ruoto il lavoro e mi porto all'esterno, però il punto gambero, per chi non lo conosce, è una maglia bassa fatta al contrario, ovvero invece di puntare davanti come siamo abituati a fare di solito, per il punto gambero semplicemente puntiamo indietro, puntiamo nella maglia all'indietro e dopodiché lavoriamo una maglia bassa, poi di nuovo vedete che vado a puntare all'indietro e poi lavoro una maglia bassa ancora. È una maglia bassa, solo che devo puntare all'indietro invece di puntare nel punto davanti e si crea questo torciglione, vedete, che fa un po' da finizione. E proseguo così per tutto il giro. Una volta arrivati alla fine del giro, semplicemente chiudo andando a fare una maglia bassissima. Dopodiché posso tagliare il filo, il nostro cestino è terminato e adesso non ci resta che andarlo a impreziosire e a renderlo magari un po' più natalizio con passamanerie, pizzi e quant'altro. Quindi adesso io vado a cercare quello che ho deciso di mettergli e poi vi farò vedere il risultato finale. Io penso che andrò a incollare le varie passamanerie che ho scelto con la colla a caldo. Comunque vi faccio vedere adesso il risultato poi. Quindi alla fine, guardate, questo è il risultato finale del mio cestino, ho deciso di andarlo a decorare in questo modo e ho utilizzato due tipi di passamanerie diverse. La prima è questa, che è una frangetta bianca e dorata, che sono andata a posizionare
in questo modo tutto attorno a tutti i lati del mio cestino. E poi invece qua davanti al centro ho realizzato un fiocchetto con questa alta passamaneria qua, sempre bianca e oro, vedete? E poi sono andata appunto a realizzare questo fiocchetto che ho incollato con la colla a caldo, e sempre con la colla a caldo sono andata a fissare anche la passamaneria tutto attorno ai lati. Quindi questo, ecco, appunto, è il risultato finale. Spero che vi piaccia. È un cestino non molto ricco, ma comunque natalizio, in stile shabby, che continua ad andare molto, e io sono molto felice del risultato. Spero appunto anche voi, se provate a realizzarlo, mi raccomando, aspetto le foto sul gruppo, sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!